ci sono visi in preparazione per la cornice che devo fare. Me ne mancano ancora tanti di personaggi da allegare, però questi sono abbastanza soddisfatta di quello che sono usciti. E adesso niente, vado al lavoro e questi li ritrovo questa sera. Mentre preparo la cena, vi faccio vedere come lo stato di avanzamento lavori di questa cornicetta. Allora, tada! Eccoli qua. I personaggi di questa storia sono. E manca ovviamente quelli che sono corpicini. Adesso devo decidere come fare. Poi ho chiesto se vuole una scritta sopra, sotto. Quello che vedete qua sotto è un'immagine che io ho messo, e nella parte... Allora, è smesso di mettere a fuoco? E devo ancora tirare via quella che è la pellicola sulla cornice. Però il risultato non mi dispiace, deve essere ancora completata. Ho ancora pochissimo tempo. Spero veramente di fare un buon lavoro. Ed ecco come risulta terminato. Adesso aspetto le indicazioni della committente per vedere se devo aggiungere ancora qualcosa, magari sulla cornice, però questo è il risultato. E tutto sommato a me piace. Spero che piaccia anche a lei e piaccia ovviamente anche a chi mi ha commissionato il quadretto. Lo so, a chi riceverà appunto questo quadretto, mi piacerebbe veramente che piacesse. Speriamo. Preparando questi piccoli portachiavi da regalare, ognuno con la sua lettera di iniziale. Sono fatti appunto con la pasta polimerica e dentro ho messo della foglia oro color rame. Eccolo qua. Le basi sono della Panda Hall e le lettere ovviamente sono mie. Eccoli qui. Poi attaccherò quella che è il coso del portachiavi e verranno date. Carine, guardate che carini, terminati, agganciati. Ho messo anche delle nappine, una perlina di ceramica, questi pensierini. Sono fatti, da brava, addirittura anche impacchettati. Guardate, semplicissimo, ma quando devi fare dei pensierini, io queste cose le adoro. Guardate anche cosa sto facendo. Allora, queste sono delle collane in acciaio molto carine con il cursore. Questi sono dei piattini in acciaio, sempre all'interno del kit. Vetrino, adesivi da ritagliare,
questi avuti da un'altra collaborazione, e vado a fare queste collane, una per ciascun colore, perché all'interno di questi, di queste buste c'erano, mi sembra, sei buste di questi, ciascuna per colore, e quindi me ne mancano ancora tre, quindi ciascuna avrà un colore definito e vi faccio vedere alla fine.